14 marzo, quarta domenica di Quaresima, con Nicodemo, anche noi andiamo di notte a incontrare il Signore Gesù e ascoltiamo questa meravigliosa pagina di Vangelo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Dio ha tanto amato il mondo. È il versetto centrale di tutto il Vangelo di Giovanni. Ed è la straordinaria notizia che dona luce e speranza alla nostra Quaresima, che fa sì che con Nicodemo, nella notte più oscura, anche noi riusciamo a intravedere quella luce straordinaria che ci fa percorrere quel cammino che ci porta ogni giorno a risorgere. Ogni giorno anche noi a provare ancora amore, gentilezza, cortesia verso chiunque, che ci dà quella forza interiore di affrontare anche le difficoltà più tremende con la grazia che non viene da noi, ma da quell'amore che è l'essenza stessa di Dio. Apriamo allora il nostro cuore all'incontro con il Signore, apriamo anche la nostra vita a quell'amore che il Signore oggi ci dona e rinnova sempre. Anche oggi preghiamo con le parole di Santa Faustina Kowalska. O misericordiosissimo Gesù, che sei la luce del mondo intero, accogli nella dimora del tuo pietosissimo cuore le anime dei pagani che non ti conoscono ancora. I raggi della tua grazia li illumino affinché anche loro, assieme a noi, glorifichino i prodigi della tua misericordia e non lasciarli uscire dalla dimora del tuo pietosissimo cuore. La luce del tuo amore illumini le tenebre delle anime, fa che queste anime ti conoscano e ti glorifichino con noi e con la tua misericordia. Eterno Padre, guarda con occhi di misericordia alle anime dei pagani e di coloro che non ti conoscono ancora e che sono racchiuse nel pietosissimo cuore di Gesù. Attirale alla luce del Vangelo. Queste anime non sanno quale grande felicità è quella di amarti. Fa che anche loro glorifichino la generosità della tua misericordia
per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona domenica dal Sacromonte di Varallo.